Il corpo, nel corso dei secoli, è sempre stato oggetto di perenne conflitto tra glorificazione e sconfessione. In particolar modo quello femminile, origine del peccato e quindi da redimere. Nel Medioevo la mortificazione del corpo, attraverso castità, digiuno e pratiche ascetiche, rappresentava un modo per elevare lo spirito dai bisogni della carne. Una pratica purificatrice che, reprimendo le pulsioni delle donne e riducendole a uno scheletro, consentiva all'eternamente complessato uomo di esercitare un controllo maggiore sull'altro sesso. Pratiche barbare simili, se non peggiori, al mondo esistono tuttora. L'OMS stima che sono più di 200 milioni le donne che hanno subito mutilazione genitale. A rischio mutilazione sono circa 3 milioni di ragazze ogni anno, e la maggior parte delle quali prima dei 15 anni. Una pratica dettata da motivazioni, tanto per cambiare, religiose e collegata ad ideali di purezza e bellezza. Vengono asportati il clitoride, escissione, le piccole labbra e parte delle grandi labbra vaginali con cauterizzazione. Poi si continua con la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per consentire la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale, ma eliminando la possibilità di avere atti sessuali. Il tutto generalmente trattato con lame molto spesso di fortuna, non sterilizzate e senza anestesia. A causa di errori ed infezioni d'ogni tipo, la procedura viene costantemente ripetuta. Si riapre e ricuce la ferita anche più volte, sempre senza anestesia. Tale preambolo è necessario per raccontare la storia di un caso giudiziario ed umano senza alcun precedente nella letteratura criminale italiana. Marco Mariolini nasce in provincia di Brescia nel 1959 e trascorre i primi 2 anni a casa dei nonni. Non rimane con i genitori perché la madre risulta insopportabile, è affetta da un marcato disturbo ossessivo compulsivo per le pulizie domestiche. Il padre, debole personalità, subisce passivamente le volontà della moglie e teme i suoi attacchi isterici. Marco Mariolini può quindi considerarsi il primo ed unico esemplare di anoressofilo agli onori della cronaca. Parafilia che lo spinge a ricercare ossessivamente la condizione di estrema magrezza di un corpo inteso come oggetto sessuale. Ne va da sé che per questo, sin dall'adolescenza, manifesta un senso di inadeguatezza nei confronti del sesso e il genere femminile. È ossessionato da ossa, tendini, vene e dalla fantasia di possedere corpi emaciati. Per lui questo è l'unico modo di raggiungere la sua gratificazione sessuale, ma le ragazze non sono mai abbastanza magre per i suoi ideali estetici. A 19 anni consuma il suo primo rapporto sessuale, rimanendone alquanto deluso. Durante il militare pensa di poter sfogare le sue perversioni, ma le sue aspettative di incontrare giovani anoressiche con cui intrattenere relazioni sono disilluse. Così, al suo rientro a casa, torna a corteggiare quell'unica ragazza con cui era riuscito, anche se per poco, ad intrattenere un rapporto. La relazione tra i due si rivela ben presto catastrofica ed oscilla tra 2 eccessi: maltrattare la moglie e venerarla. Il perno, il fulcro su cui ruotano le dinamiche della coppia, è il livello di magrezza che la donna riesce a raggiungere e mantenere. Le 2 gravidanze avute durante il matrimonio di certo non aiutano, quel corpo ingrassato e trasformato lo ripugnano. Marco non riesce nemmeno a sfiorarlo. Prendono la decisione di separarsi e Marco dirotta le sue attenzioni altrove. Decide di trovare la donna giusta piazzando annunci su riviste e quotidiani locali per cuori solitari, dove non si nasconde e manifesta apertamente le caratteristiche della donna che vorrebbe incontrare. Magrissima, anoressica. Proprio a causa di questi annunci si materializza l'incontro fatale con Monica Calò, 25 anni. La ragazza studia a Padova e benché non sia affetta da anoressia, i due iniziano a frequentarsi. Monica è alta e snella, il fisico perfetto da cui partire per essere successivamente modellato ed ottenere quella trasfigurazione tipica degli ideali estetici che ossessionano Marco. La donna rivela tratti di una personalità fragile, insicura e irresoluta. Risulta perfetta per essere plagiata e circuita. L'uomo gestisce morbosamente l'assunzione del cibo da parte della sua compagna e osserva da vicino la sua metamorfosi nel diventare l'oggetto ideale della sua ossessione. Marco non solo le raziona i pasti fino a farle assumere quasi esclusivamente liquidi, ma la induce anche a rimettere il poco cibo che assume. Le somministra medicinali e lassativi. La segrega sta con lei 24 ore su 24 e a volte la picchia anche in pubblico se osa ribellarsi e disobbedire.
La costringe a sedersi a tavola con lui in locali pubblici, obbligandola a guardarlo mangiare senza poter toccare nulla. Marco mette in atto questi atteggiamenti tra le mura domestiche come meri strumenti per raggiungere il proprio fine. Ma anche in mezzo alla gente, dove la soddisfazione proviene dall'ostentazione del potere e del controllo che l'uomo dimostra di avere su Monica. Una notte, la ragazza, esasperata dalle continue violenze, mentre l'uomo dorme, gli si avvicina e gli sferra numerosi colpi di martello in testa. All'arrivo sulla scena del crimine, gli agenti trovano l'uomo in fin di vita e la donna in condizioni gravissime. Oramai pesa solo 35 kg. Monica viene portata in ospedale dove viene curata. Nel frattempo Marco si risveglia dal coma e cerca in tutti i modi di discolpare la compagna per quanto accaduto. Le pessime condizioni in cui viene trovata la giovane hanno un gran peso e la corte riconosce il suo come un atto disperato, comminando una condanna a un anno di detenzione da scontare agli arresti domiciliari. Monica sembra giovare dall'allontanamento da Marco. Lui invece non accetta la separazione, cominciando a perseguitarla tramite lettere e telefonate. Atteggiamenti reiterati e protratti nel tempo. Non mancano minacce di violenze fisiche, cosicché Monica tenta di fuggire e di allontanare Marco tramite una serie di esposti, ma senza alcun risultato. Marco in questo periodo scrive il libro autobiografico in cui descrive l'ossessione per la magrezza, descrivendone tratti e dettagli. Attraverso questa memoria di 150 pagine, l'uomo compie un viaggio nelle sue ossessioni attraverso frasi che sfiorano il delirio e partorendo macabri disegni. Nel testo, oltre alle violenze e alle umiliazioni fatte subire a Monica, Marco descrive la modalità con cui è intenzionato ad ucciderla nell'eventualità che continui a rifiutarlo. Non contento, ne manda una copia alla donna. La casa editrice Edicom organizza per l'uscita del libro una conferenza stampa che fa scalpore. Attirati dalla risonanza dell'evento, si presentano all'incontro anche due carabinieri, che dopo la presentazione consegnano un'informativa alla procura. Tutti i crimini svelati nel testo, però, sono prescritti o richiedono querela della parte offesa. Non si può quindi procedere, nonostante l'uomo parli di sé come di un potenziale serial killer, chieda di essere fermato e invochi l'aiuto dello psichiatra. L'episodio ha una vasta risonanza, anche se da alcuni giornali viene bollato come una trovata pubblicitaria per vendere più copie. Naturalmente questo getta in un profondo stato di angoscia Monica, che è così disperata da tentare il suicidio tagliandosi le vene. Fortunatamente, o in questo caso per sfortuna, viene salvata in extremis. Si ricomincia nuovamente con le persecuzioni e Marco minaccia di compiere atti autolesionistici. A questo punto la donna commette un gravissimo errore. Accetta di incontrarlo per l'ultima volta. Nonostante le precauzioni prese, i due si incontrano di giorno, in mezzo alla gente, Monica commette un fatale secondo errore. Non mette nessuno dei suoi familiari al corrente dell'imminente incontro. Marco spera in una rapacificazione. Monica stavolta reagisce e prova a fuggire, ma suscita la furia dell'uomo. Il 14 luglio del 98, sulle rive del Lago Maggiore, Monica Calò viene uccisa da Marco Mariolini con 22 coltellate. Il suo assassino le lascia il coltello conficcato nel petto e tenta un'improbabile rocambolesca fuga nelle acque del lago. Viene poi recuperato e arrestato dalle forze dell'ordine. Marco confessa subito l'omicidio. Viene chiesta dalla difesa una prima valutazione psichiatrica che conclude per una parziale capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento dell'atto, causata, tanto per cambiare, da un disturbo di personalità di tipo narcisistico. Quindi la difesa decide di far leva sulla semi-infermità di mente e chiedere il rito abbreviato, ma la seconda perizia psichiatrica a cui l'assassino viene sottoposto sconfessa la prima e lo valuta sano di mente e capace di intendere e volere durante gli accoltellamenti inferti su Monica. L'omicidio è doloso, volontario e premeditato. L'uomo in aula appare calmo e si dichiara per nulla pentito del gesto. Nel 2000 la Corte d'Assise di Novara condanna Marco Mariolini a 30 anni di detenzione. Secondo me, visto anche il mancato pentimento, decisamente pochi. È in questo periodo che decide di sottoporsi ad una lunga intervista autobiografica che andremo a vedere, durante la quale si presenta pubblicamente mostrando quella che, secondo lui, è la maschera che ognuno di noi è costretto ad indossare per nascondere il proprio lato oscuro. Appare davanti alle telecamere di Storie Maledette, con mezza testa e mezzo viso rasati, mentre l'altra metà è nascosta da capelli e barba incolti. Nel 2004 il caso torna agli onori della cronaca. Esce nelle sale cinematografiche il film Primo Amore, diretto da Matteo Garrone e ispirato all'autobiografia di Marco Mariolini, il cacciatore di anoressiche.
Io non sono mai stato e non sono tuttora, e credo mai lo sarò in futuro, favorevole alla pena di morte. La trovo una pratica barbara, retrograda e voglio credere in un'improbabile ma non impossibile redenzione. Ma in casi estremi come questo, come quello di Angelo Izzo, il killer del massacro del Circeo, dove ci si macchia di omicidi efferati e senza mostrare il benché minimo rimorso o empatia verso il genere umano, il mio punto di vista, onestamente, comincia a vacillare. Il 14 luglio 1998 a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, con 22 coltellate, Marco Mariolini uccide Monica Calò, 29 anni, la donna che amava. Con Monica, studentessa in psicologia, Mariolini aveva vissuto una tormentata storia d'amore, nel corso della quale aveva costretto la giovane donna a denutrirsi ai limiti della sopravvivenza. 39 anni, antiquario di Pisogne in provincia di Brescia, Marco Mariolini le voleva scheletriche, filiformi le sue donne, per amarle, goderne sessualmente e soddisfare così la sua perversione. Esasperata nel tentativo estremo di sottrarsi alle vessazioni dell'amante, nella loro abitazione di Iseo, nel Bresciano, dopo una violenta lite, Monica lo aveva ferito nel sonno a colpi di martello. Aveva poi troncato la relazione, malgrado gli appassionati e anche minacciosi tentativi di Mariolini di riportarla a sé. Reso folle dal rifiuto incrollabile di Monica, Marco Mariolini la uccide, così come in modo agghiacciante aveva anticipato in un libro autobiografico, Il cacciatore di anoressiche, in cui descrive la sua sconvolgente perversione. Lo pubblica un anno prima del delitto e lo invia a Monica con una dedica significativa, con odio e con amore. Giudicato sano di mente dalla Corte d'Assise di Novara, il tragico collezionista di anoressiche viene condannato a 30 anni di reclusione. Sconta la pena nel carcere di Bergamo. Sono stato condannato fin dall'adolescenza a essere un diverso, avere una terribile perversione sessuale. Questa è la frase di esordio del libro autobiografico che lei, signor Mariolini, ha scritto. Peraltro 2 anni prima del delitto. Sì, ormai quasi 4 anni fa. Lei quindi è stato sempre consapevole di questa sua realtà deviata? Beh, fin da bambino, fin dall'età dell'asilo. Chiaramente poi il problema si è evidenziato durante l'adolescenza e poi nell'età adulta è diventata una vera e propria ossessione, una necessità. Una necessità esistenziale proprio. Io mi definisco un anoressofilo. Ecco, lei mi diceva. Il primo e unico esemplare esistente di anoressofilo. Lei lo dice con compiacimento? No, lo dico così. Un destino che mi è toccato e di cui sento di non avere la minima colpa. Ecco, e quali erano le caratteristiche che una donna doveva avere nella sua immaginazione per attrarla? Ma nessuna caratteristica particolare, sì, dei bei lineamenti e poi che fosse più ossuta possibile, ecco, diciamo, più che sottile direi, ossuta. Scheletrica. Sostanzialmente. Ecco, ma lei, questa anomalia del gusto, chiamiamola così, da ragazzo come la viveva? Già come un tormento? No, il tormento è cominciato a nascere nel momento in cui mi sono reso conto delle difficoltà che avevo a stringere relazioni con donne così. Magari lasciavo perdere delle facili occasioni con ragazze normali, anche carine, con le quali non ci sarebbe stato il minimo problema, ma non mi interessavano. Andavo sempre alla ricerca della più magra del gruppo e mi andava male proprio con quella. Lei non aveva rapporti sessuali con le ragazze? No, fino a 19 anni ho dovuto purtroppo rinunciare a questo e a 19 privilegio. Anni cosa accade? A 19 anni accadde che finalmente conobbi Lucia, quella che poi, poco più di un anno dopo, sarebbe diventata mia moglie.
Ecco, questo rapporto sessuale con Lucia la appaga, placa in qualche misura questa sua ossessione? No, francamente rimasi un pochettino deluso, comunque con un certo sforzo di immaginazione non ci furono eccessivi problemi. Ma perché lei rimane deluso, perché non la trova abbastanza? Solo e semplicemente perché non era così magra come me l'ero immaginata. Cioè... Una volta che la vede senza sì, veli? Sì. Diciamo. Beh, poi come evolve questa storia? Cosa accade, Mariolini? Questa cosa evolve in maniera un po' strana. Io dopo pochi mesi partii per il servizio militare e pensavo di lasciarla, no? Pensavo che una volta a Pisa, perché andavo nei Parà, là non avrei avuto problemi a trovarne finché volevo. Battaglioni di anoressiche? Sì, diciamo così. Poi invece ho rincontrato le stesse difficoltà di prima, dopo 2 o 3 mesi che ero là, ho visto che non combinavo nulla, allora ho cominciato a ripensare a Lucia, perché insomma, ecco, poi è successo che sta ragazza era corteggiata anche da altri, perché effettivamente era abbastanza carina, quindi la corteggiavano, e siccome io l'avevo praticamente lasciata, io ha cominciato a dar corda a un altro. Innanzitutto a quello lì gli volevo far la pelle, e per un anno questo pensiero mi ha ossessionato, anche dopo che Lucia era da un anno tornata con me, ancora non ero riuscito a digerire sta faccenda, e quindi alternavo dei giorni in cui la maltrattavo a giorni in cui mi sdolcinavo per lei, insomma. Cosa vuol dire maltrattavo, Mariolini? La picchiavo, Dio, non è che la picchiavo, le mollavo un ceffone magari all'improvviso e cominciavo a darle della puttana. Però questo non ha a che fare con la perversione sessuale, questo ha a che fare con un dato di violenza interiore. Sì, chiaramente si scatena la violenza, ma qui è proprio un qualcosa di patologico che evidentemente c'è in me. Ma questa ragazza a questo punto corrispondeva al suo ideale estetico? Nel frattempo, in seguito a queste minacce, a questi tira e molla di trattarla bene, trattarla male, così lei era dimagrita sensibilmente di 5-6 kg. Pensavo che con altrettanta facilità avrebbe potuto perderne altri 2 o 3. Lei chiede a Lucia di dimagrire? Sì. Drasticamente, per piacerle. Sì. Questa ragazza che diventa sua moglie, ecco, lo accetta senza ribellarsi, accetta questo sacrificio senza ribellarsi? No, una ribellione esplicita non c'era, però si manifestava questa sua ribellione probabilmente a livello inconscio, cioè nel momento in cui lei dimagriva, lei mi piaceva di più da un punto di vista sessuale, di pari passo mi amava meno, quindi acquistavo un patrimonio da una parte e lo perdevo dall'altra, ancora più importante. Però, il patrimonio erano le ossa, lo scheletro di questa donna. Patrimonio nel senso di attrazione fisica nei suoi confronti. Perché lei quando appena passava di un chilo, lei non... Sì, bastavano pochi chili di differenza, anche perché quando poi mia moglie raggiunse, mi ricordo, i 33 chili, il peso più basso che ha raggiunto, quando poi ritornò anche solo 35-36, non mi piaceva più, perché ormai mi ero abituato al suo aspetto a 33 e non riuscivo più a accettarlo a 36.
Però lei non si rendeva conto, ecco, che le sue erano richieste gravose, che potevano incidere pesantemente sulla salute di questa ragazza. Sì, non per niente. Io parlavo di queste cose con gli psichiatri. Senta, Mariolini, quindi lei da sua moglie ha avuto due figli. Sì. Insomma, in poco tempo, in pochi anni. Sì, ed è stato appunto... per loro che a un certo punto ho desistito con mia moglie. Sì, cioè... Io vorrei appunto analizzare quindi il periodo della gravidanza. Ecco, per lei la figura sottile, filiforme, era fondamentale poter avere un rapporto con lei. Sono stati mesi tragici, non riuscivo neanche a toccarla, a sfiorarla. Provavo un senso di repulsione proprio. Quindi ero costretto, mi sono visto costretto a guardarmi intorno, a cercare altre donne. E lì ho conosciuto le prime anoressiche, perché volevo trovare un amante provvisoria, perché io ci tenevo ancora moltissimo, aspettavo che mia moglie partorisse, dimagrisse nuovamente. Ecco, vedere questa donna, ecco, soffrire, spegnersi, ridursi a scheletro. Ma appunto ho rinunciato. Quindi lei sostanzialmente... lascia Lucia, è lei a lasciare Lucia. Sì, anche se abbiamo continuato a vivere insieme da marito e moglie per diversi anni. Però ancora. Nel 1994 vi separate. Sì. Però appunto lasciare Lucia, comunque interrompere il rapporto con Lucia, riapre per lei il problema appunto di trovare una donna con cui avere un rapporto simbiotico, come dice lei. Una donna che corrispondesse a quei canoni estetici per lei irrinunciabili, sì, che un rapporto potesse esistere. E quindi e lei a quel punto ricorre anche agli annunci sui giornali. Sì. Senta Marolini, quante risposte ottiene da questa inserzione? Tutto uno 15, 20, forse anche una ventina di ragazze. Forse. E quante di queste ragazze incontra, donne, ragazze incontra? Ne ho conosciute, sì, una dozzina ne ho conosciute. Ma l'incontro fatale per entrambi è quello con Monica Calò. Quando vede per la prima volta Monica, Maria Veni? Ci siamo incontrati a Padova, alla stazione, perché così per comodità. Siccome lei studiava in quella città, preferiva lei incontrarmi lì anziché... a Domodossola, che invece è la città dove risiedeva. Quanti anni aveva Monica? 25. E lei? 35. Quindi l'ha trovata carina? Carina, abbastanza magra, non eccessivamente. D'altra parte non è che cercassi, sì, ho scritto che cercavo anche un'anoressica, però io effettivamente cercavo di evitarle le anoressiche, perché ormai in quel periodo mi ero reso conto di come fosse impossibile stabilire una relazione con un'anoressica, quindi... Perché me lo spiego? Perché un'anoressica, per quanto all'inizio si dimostri abbastanza disponibile perché le piace essere corteggiata, essere considerata carina, però non va oltre, cioè rifiuta lei per caratteristiche della sua patologia, della sua malattia, rifiuta... il rapporto stabile con una persona, rifiuta il sesso, assolutamente sono ingovernabili, se fanno quello che fanno è perché lo vogliono loro, non lo farebbero mai quello di mantenersi magre per amore di un uomo, per il bene di un uomo. Quindi sostanzialmente, insomma, il suo ideale era la donna che avesse il fisico dell'anoressica, sì, esatto, e la mente della donna normale. Esatto. Allora, torniamo all'incontro con Monica. Monica le spiega cosa l'ha spinta a rispondere alla sua inserzione? Sì. Era rimasta colpita dal mio annuncio, perché forse si mostrava come un annuncio serio, no? Poi ci siamo sentiti per telefono, ci siamo trovati simpatici per telefono. Però per esempio io avevo già detto che il lavoro che facevo, lei che studiava, queste cose qua, no? Lei studiava? Studiava logopedia a Padova. Ed era anche molto brava. Ecco, ma lei con Monica
chiarisce sin dall'inizio la natura della sua ossessione. Insomma, glielo dice che una donna per piacere doveva pesare 30 kg. Mariolini. Ancora prima di vederla. Già per telefono le accennavo queste cose. Ecco, ma di fronte a queste rivelazioni così, insomma, allarmanti, Monica che reazioni ha? No, Monica, lungi dall'essere allarmata, era quasi incuriosita e attratta da questa cosa. Attratta, sì, incuriosita, trovava la cosa simpatica, divertente e probabilmente... Insomma, non se la dà a gambe questo? No, no, tutt'altro. Monica, che persona era? Per come l'ho conosciuta io, una ragazza meravigliosa. Non saprei definirla diversamente, cioè simpatica, allegra, intelligente. La miglior persona che, di sesso femminile che io abbia mai conosciuto. Fra lei e Monica si crea subito un'intesa, intendo dire, da questo incontro nasce subito un legame, Mariolini? Sì, eravamo amici che stavano bene assieme, che andavano a letto assieme quando si vedevano, però miravo a creare questa relazione stabile, però non volevo che la cosa avvenisse in maniera forzata. Avrei voluto che venisse spontanea, da parte mia come da parte sua. Ma è venuta da sé poi questa cosa? Purtroppo no. E come si è svolto? Purtroppo perché? No, perché lei avrebbe probabilmente preferito andare avanti così, prendere più tempo e comunque non si sentiva evidentemente pronta a fare un passo del genere. E allora? E allora a un certo punto, quando mi sono reso conto che probabilmente lei era sul punto di lasciarmi, di interrompere la relazione, piuttosto che fare il passo, io mi sono sentito crollare il mondo addosso. Io, se avessi avuto probabilmente una possibilità sia economica sia pratica alla fine di comunque rifarmela con un'altra, l'esistenza, conoscere un'altra, corteggiare un'altra e crearmela con un'altra, una relazione stabile, io alla fine mi sarei anche rassegnato, ma io mi vedevo preclusa a priori questa nuova possibilità. Cioè Monica per me rappresentava, lui ormai mi ero reso conto che di essere giunto all'ultima spiaggia e se perdevo lei non mi sarebbe rimasto altro che spararmi, che suicidarmi. Ma Monica si rendeva conto di questo? Insomma, che è poco gratificante quello che dice nei confronti di Monica, cioè, perché in fondo poteva essere un soggetto intercambiabile per come lei la sta ponendo. Sì, intercambiabile, ma per il suo bene a un certo punto. E quindi insiste perché andate a vivere insieme? Sì, alla fine l'ho costretta a mollare tutto e venire a vivere con me. Costretta con L'ho costretta con le minacce, con la forza, facendo una scenata. Lei l'ha presa schiaffoni davanti, ha preso Monica schiaffoni, sì, davanti a sua moglie e ai suoi figli. Ecco. E Monica si è lasciata costringere. Sì, Monica si è lasciata costringere, ma io non so cosa sia. Ma perché aveva paura? Probabilmente sì. Ecco, ma lei poteva concepire di tenere con sé una donna per obbligandola con la forza? Ma vede che io la forza l'ho usata quella sera lì e poi basta, perché già dal giorno dopo lei sembrava condiscendente e che non mi servasse rancore, che mi volesse bene. Senti Mariolini, io tocco adesso un tasto con lei che so che la disturba, insomma. Però dagli atti del processo risulta che per coprire i suoi debiti, appunto, avendo lei dei grossi problemi legati alla sua incapacità di produrre proprio per questa situazione emotiva, sentimentale, sessuale. Però le faccio anche notare una cosa, che fin dal giorno dopo che si è instaurata la convivenza, io ho ripreso a sprombattuto a lavorare, per 7 mesi non ho fatto altro che lavorare, darmi da fare dalla mattina alla sera e anche con dei discreti risultati. È però vero che però, all'inizio lei mi ha dato una mano. Ecco, in che termini le ha dato una mano, Mariolini?
Prestandomi dei soldi. Vuole quantificare lei? Ma adesso le cifre esatte non le ricordo, sono scritte comunque nel libro, e quello che è scritto nel libro corrisponde. Ci sono gli atti di un processo, Merolini. Monica gli ha prestato 76 milioni. 30 milioni all'inizio, poi 76 tramite milioni, una fiduzione. Le ha prestato 76 sì, milioni. In più ha messo in vendita due suoi appartamenti, appartamenti che erano a lei intestati. Certo. Questo corrisponde, Merolini? Sì. Ecco. Perché viene... Io con cura ho evitato il termine sfruttamento, però al processo è stato detto che lei abbia voluto utilizzare Monica anche sul piano economico, che in sostanza lei è stato giudicato come una persona lucida che si faceva in fondo scudo della sua ossessione per approfittare delle persone che entravano a fare parte della sua vita. Ecco, questa è una valutazione che lei... Se io avessi avuto un minimo interesse al lato economico e finanziario di una partner, sarei andato a cercarmi una donna ricca. Quindi questa è una valutazione che lei respinge? Completamente, nella maniera più assoluta. Per me è indispensabile essere io capace di guadagnare, di produrre. Per poterlo fare però ho bisogno di certe condizioni. Queste condizioni sono un legame che mi faccia sentire sicuro, che dia uno scopo alla mia vita. Comunque, abbiamo archiviato questo argomento e parliamo della vostra convivenza, cioè della convivenza sua e di Monica. Lei e Monica andate a convivere nel novembre 1995, corrisponde? Esatto. Ecco. Dove fissate la vostra residenza? A Clusane. A Clusane, sì. Liseo. Liseo, vero. Ecco, e come funziona il vostro rapporto di coppia? Ecco, all'inizio, parliamone. Diciamo, io li ho vissuti serenamente i primi 3 o 4 mesi. E poi? Dopo 3 o 4 mesi ho cominciato a dire, senti, adesso non ti pare ora di iniziare questa dieta? E gliel'ho detto gentilmente per 2 o 3 giorni, poi a un certo punto gliel'ho detto con una certa... Senti, adesso... Ma vede, ormai purtroppo... Adesso inizi la dieta, adesso mantieni quello che avevi detto. L'ho detto un po' con una certa durezza. Che io ho letto negli atti processo che Monica doveva scendere da 40 a 33 kg. Questa era la richiesta fatta da lei? No, 33 kg. 33. L'idea mia era quella di mantenerla in buona salute, però poi... La tensione che si è creata quasi da sé, no? Negli ultimi tempi, e la tensione che c'era e dall'altra l'attrazione che avevo verso di lei mi ha fatto perdere il controllo. Ma più mi piaceva, più avrei voluto che mi piacesse. E più la costringeva a dimagrire? E più ormai no. Io avrei voluto che si fermasse a un certo punto. Perché lei vedeva che Monica si consumava, vedevo che questa ragazza perdeva energie vitali. Esatto, ma soprattutto vedevo che si intristiva, che non era più lei, che non era più quella ragazza allegra, simpatica, così. Il dialogo era cominciato a venir meno. Ma non capiva lei, scusi. Ovviamente non rispondeva più neanche agli stimoli sessuali, era abbastanza indifferente. A lei di una donna interessava solo lo scheletro, ecco, quello che era dentro, quello che c'è dentro una donna. È da quando intelligenza, sensibilità, cuore, sì, anima, non le interessa niente. Ma certamente, anzi, conta di più. Un altro dato sconcertante, che lei dava a Monica pugni sullo stomaco per costringerla a rigettare il cibo che aveva ingerito, è vero questo? Innanzitutto gli avevo chiesto il permesso di farlo, ma proprio così, gli ho detto, posso, sa perché? Perché aveva mangiato delle cose e io ho detto che poi tentava di vomitare e non ci riusciva. Ecco, ma lei appunto non aveva paura che Monica potesse morire di consunzione, morire per denutrizione, Merolini? No, perché io pensavo che la cosa si potesse controllare. Ma Monica aveva perso anche il ciclo mensile, io, però. Sì, ma questo si sapeva che sarebbe successo già,
da 42, 43 kg, su questo era consenziente, anzi ci tornava comodo tutti e due perché evitava gli anticoncezionali. Per farla dimagrire, lei ecco, cosa consentiva che Monica mangiasse? Ma niente, ormai si era veramente arrivati al punto che facesse un digiuno quasi totale. Stava facendo un digiuno quasi totale nell'ultimo mese. Il fatto che poi, per esempio, lei andasse a frugare nei cestini, a mia insaputa, questo l'ho saputo di recente. E quindi non è che lo faceva con sofferenza. No, ma no, veramente, no, io non mi accorgevo di questa sua sofferenza. Forse non volevo accorgermene, ecco. Va bene. Ma lei di questa dieta di Monica? L'idea in quel periodo, che lei ormai aveva raggiunto i 38 kg, che potesse ritornare a 40, mi creava angoscia. E quindi sostanzialmente la vostra vita ruotava intorno al peso di Monica, intorno... Sì, perché si pesava, ecco, ma come faceva si pesava 3-4 volte al giorno. Si pesava o la pesava lei? Avevamo la bilancia ai piedi del letto, perciò... E quindi lei la metteva sulla bilancia? Sì, dicevo... Pesati, la controllavo, certo, sì, controllavo gli etti, letto. Quindi non la perdeva di vista un momento per noi? No, passavamo 24 ore su 24 insieme. Dagli atti del processo, ma anche da quanto lei mi racconta, risulta che lei e Monica andavate al ristorante, è sì. Così? Sì. Ma quando andavate al ristorante, lei per sé ordinava un pasto normale? Sì. Cosa ordinava? Ordinavo dalla pasta fresca, pesce, cacciagione, roba buona, insomma, sono un buon gustaio. Odori, sapori, sì. Insomma. Ecco. E Monica? E Monica prendeva un tè. Ecco, ma non le sembrava crudele? Cioè, portare una persona al ristorante ma insiste e privarla, su questo punto. Sì, ma privarla del gusto, di uno dei gusti fondamentali, dei piaceri fondamentali della vita, che è il gusto del cibo. Non ci pensava che era una cosa di una crudeltà credevo che estrema. Senz'altro era una crudeltà, ma era una crudeltà di cui io però non mi rendevo conto, glielo chiedevo, ti dà fastidio vedermi mangiare? E lei mi rispondeva no. Ma forse aveva anche paura. Ma mi rendo conto che invece la cosa costava parecchio, ma non lo ammetteva probabilmente perché temeva le mie reazioni. Senta Mariolini, ma ecco, nessuno, parenti, amici di Monica, si accorgeva di questa situazione, cioè delle vessazioni, delle torture fisiche, no, psicologiche? No, men che meno, perché proprio questa era la cosa alla quale Monica stava molto attenta, proprio a che non trapelasse coi suoi, no? Perché? Anche perché lì poi... c'era l'essenza della mia minaccia iniziale, cioè io l'ho sradicata il 7 novembre da Domodossola, praticamente imponendogli di tagliare i ponti con i suoi proprio perché non interferissero nella nostra relazione. Quindi lei l'ha isolata? È chiaro che sì, perché io ormai concepivo la mia esistenza solo insieme a lei e più di una volta le avevo anche detto: Monica, il giorno che tu non mi sopportassi più, volessi lasciarmi, mi devi uccidere, non puoi far altro che uccidermi, perché io non te lo permetto, ti inseguirei in capo al mondo e se non ti trovo mi rifarei sui tuoi affetti, sui tuoi genitori, sui tuoi fratelli. Sostanzialmente Monica era una persona prigioniera, anche se poi a un certo punto Monica si ribella. Sì. E si ribella esattamente il 3 giugno del 1996. Ecco, vuole raccontare lei che cosa accade quel giorno? Eravamo al ristorante e lei, anziché ordinare un tè, ha ordinato un piatto di gnocchi mentre io ero alla toilette. È arrivato questo piatto e io sono rimasto sbigottito nel vedergli arrivare questo piatto sul quale lei si è avventata, proprio letteralmente avventata, bevendo sti gnocchi, poi trangugiandoli in una maniera... Io ho cercato, cosa stai facendo? Ma lo sai che poi un piatto di gnocchi ti costa una settimana di ulteriori sacrifici, anziché poterti permettere quel poco che ti permetti, sei costretto a rinunciare. Insomma, questi discorsi qua... Per cui a un certo punto, visto che non la smetteva, ho cominciato a scuotere, ad arrabbiarmi, no?
Al ristorante. Al ristorante. Siccome volevo assolutamente strappargli quel piatto di gnocchi dalle mani, lei si è alzata col piatto in mano e è andata a rifugiarsi addirittura nella cucina del ristorante. Cioè scappava per il, con sto piatto in piedi per il ristorante, con tutta la gente seduta ai tavoli, e in piedi mangiava, beveva uno dietro l'altro. Alla fine se ne è andati a... Loro, l'ho seguita in cucina, gli ho portato via il piatto quando ormai era quasi finito, più di metà se li era mangiati perlomeno. E sono riuscito a riportarla bestemmiando al tavolo, no? E dicendogli un po' di tutti i colori. E a un certo punto gli ha anche mollato un ceffone, proprio sonoro, si sono voltati tutti quelli che c'erano. Nessuno è intervenuto? No, perché lei non l'ha fatto, non ha detto beh, ha preso lo schiaffo, è rimasta lì, rigida, molto dignitosamente rigida, taciturna. Siamo tornati a casa, lì il litigio è continuato, poi quella sera lì l'ho fatta spogliare nuda per punirla in qualche modo di quello, dello sgarro che secondo me mi aveva fatto. E ho detto adesso te ne stai al freddo tutta la notte, guai a te se ti vesti. 2 minuti dopo mi sono addormentato. E quindi? E quindi mentre dormivo mi ha preso martellata in testa. Non ho mai fatto una colpa di quel gesto a Monica. Anzi, lei ha cercato di... Non le ho mai portato nessun rancore per quel gesto lì. E comunque sia, secondo me, aveva agito per legittima difesa. Diciamo che come conseguenza di questo gesto terribile, sì, Monica viene indagata per tentato omicidio e trascorre un anno agli arresti domiciliari, sì, a casa della nonna, a Domodossola. Sì. È così. Per realizzare... che Monica era agli arresti ci ho messo 15 giorni, per realizzare che Monica volesse questo e che non fosse pentita in qualche modo, cioè che non si fosse ricreduta del fatto che mi avesse lasciato, e ci ho messo mesi e poi a un certo punto mi sono dovuto far ricoverare ospedale perché stavo impazzendo, ero depresso in una maniera indicibile e a un certo punto mi sono visto costretto a farmi ricoverare perché non ce la facevo più. Mi ha tratto beneficio da questo ricovero? Diciamo che è passata quella fase acuta di depressione, da stress, infatti scrivevo il libro in quel periodo. Ecco, scrive questo libro che è Il cacciatore di anoressica. Sì, sì. È un libro nel quale c'è, cioè, la perversione è un buco nero nella psichiatria. È un libro autobiografico. Lei scrive: avrei fatto qualsiasi cosa per riavere Barbara, avrei ucciso chiunque, parente o familiare, me lo avesse impedito. Avrei ucciso anche lei se non avesse accettato di ritornare con me. Naturalmente Barbara era Monica. Sì. È stata un'anticipazione il libro è stato, sinistra, è, poi. È stato poi sfruttato dagli avvocati della parte civile per dichiararlo come la cronaca di una morte annunciata. Io credo che questo omicidio davvero sia stato un omicidio annunciato e avrebbe potuto essere evitato, e su questo non ho nessun problema a dire che sono completamente d'accordo con quello che hanno sostenuto i difensori dei parenti di Monica Calò, perché davvero c'erano parecchi elementi che dovevano far riflettere le due procure, soprattutto quella di Brescia, se mi è consentito dire, perché sono stati svolti numerosi esposti, numerosi appelli da parte dei familiari della Calò. Il Mariolini aveva scritto anche un libro in cui in qualche modo prefigurava quello che poi è accaduto. E quindi c'è stata poca attenzione, probabilmente non si è ritenuto il Mariolini capace di poter compiere quello che invece poi ha compiuto. Quindi Monica per un anno vive agli arresti domiciliari, a Domodossola, a casa della nonna. Dopo un anno esce dagli arresti domiciliari. Aspetti un attimo. Perché appunto in quell'anno risulta che lei tenta in tutti i modi di riallacciare questo rapporto con Monica. Tento in tutti i modi. Perché agli atti del processo ci sono ben 27 nastri, sì, di telefonate registrate da Monica. So. Lei sapeva che Monica registrava le telefonate? No, l'ho saputo dopo. Quindi 27 nastri di telefonate, perché lei praticamente subissava Monica di lettere, ma soprattutto di telefonate.
Sì, ma io ero disperato, cioè io ancora non riuscivo a venire fuori dal dramma. Andavo regolarmente da una psichiatra e gliel'ho detto, guardi che io sento qui, io sto male, non ce la faccio più, a volte sento l'impulso di andare là da Monica e ammazzarla se non torna con me. Gliele ripetevo quando, nei momenti di maggior crisi, guardi qui, io ho paura di quello che posso. E che sostegno le davano? Ho paura di quello che potrei fare. E ma loro che sostegno le davano poi? Nessuno, mi davano dei psicofarmaci che non sono serviti assolutamente a nulla, neanche a nulla praticamente. Comunque Monica viveva queste sue insistenze come un'ossessione, tant'è che lei ricorda a cosa porta poi questo suo ossessionare Monica con telefonate. Dopo un anno e mezzo, da quando mi aveva lasciato, le ho rinnovato delle minacce gravi. Ho detto: Monica, ascolta, io ho fatto il possibile per accettare la tua volontà, ma non ce la faccio. Adesso tu torni con me, gliel'ho detto imperativamente, torni con me, perché se no io ti ammazzo, o se non ammazzo te vengo là da Domodossola e faccio una strage. Lei com'è che ha risolto il problema? Non cedendo al mio ricatto, perché a quel punto era un ricatto, l'ho saputo quando ero già in carcere, che lei ha tentato di suicidarsi. Però vogliamo ricordare quali sono le iniziative che prendono i genitori di Monica in seguito a proprio questi tentativi di suicidio della figliola. Questo poi loro l'ho saputo un mese dopo, quando me l'hanno comunicato i carabinieri. Sporgono una denuncia, querela contro di lei alle procure di Brescia e di Verbania e chiedono che vengano presi dei provvedimenti anche restrittivi nei suoi confronti, perché ritengono che lei sia persona pericolosa per la loro figliola. E poi anche Monica fa un esposto contro di lei, nel quale chiede addirittura che le venga interdetto la possibilità di andare a Domodossola. Lei questo lo ricorda, vero? Allora, arriviamo a questa tragedia. Lei quando sente Monica l'ultima volta al telefono? La sera prima. Ci faccia capire, come è riuscita a convincere Monica, dopo tanti rifiuti, a incontrarla? Avevo intenzione di suicidarmi. Comunicavo a lei di queste mie intenzioni, vedevo che lei, per quanto gli dispiacesse, insomma, me l'avrebbe anche lasciato fare, ma non si sarebbe piegata comunque a venire con me. Ma Monica credeva veramente che lei io volesse suicidarsi? Io non lo so se lo chiede, però se anche l'avessi fatto, me l'avrebbe lasciato fare. E io comunque, a un certo punto mi sono detto: ma Cristo, io tutto sommato non voglio morire. Se sono costretto a suicidarmi è come se fosse Monica a uccidermi. Se voglio salvare la mia pelle e la sua, devo rapirla, non ci sono alternative. Anche ora che ho analizzato le varie possibilità a 360 gradi, non la trovo. Io fin dai primi tempi del mio arresto ho dichiarato che se dovessi tornare indietro sarei costretto a farlo di nuovo. Cioè, Monica era condannata a morte comunque? No, non è vero. Poteva fingere, quantomeno fingere, di assecondarmi. Venire con lei? Seguirmi. Io non potevo più permettere il fatto che le nostre esistenze fossero separate. Quale sarebbe stata la vostra normalità? L'avrebbe accettata a farle mangiare gli gnocchi e i bignè? Oppure l'avrebbe costretta nuovamente a affamarsi, a denutrirsi? Ah, penso che a quel punto sì, perché io sì, cosa? L'avrei costretta a affamarsi, perché io quindi non, sarebbe morta lo stesso, era condannato a morte. Aspetti, Monica è comunque la donna che ho amato di più in vita mia e ho continuato perlomeno a volerle bene fino all'ultimo. A un certo punto uno guarda il pericolo più imminente, lui dice: se non torna con me mi devo ammazzare domani, perché se torno a casa faccio una strage. Non quindi posso, è meglio che ammazzo lei? No, non mi ha lasciato alternative. Comunque, per esempio, lei quel giorno che vi siete visti, lei è andata a prenderla a casa? Com'è successo? Lei ha stabilito che mi avrebbe incontrato volentieri, anche perché così si era espresso. Però non ha accettato che andasse a prendere. A patto che ciò venisse in centro, a una città affollata. Perché chiaramente aveva paura di venire. Che non sarebbe salita in macchina con me. Lei aveva paura non tanto di essere uccisa quanto di essere rapita. Lei non sale in macchina con me perché lei teme di essere rapita, quindi più vuole che di essere uccisa. Tra la gente. Esatto. Che poi nella sua macchina, dopo la tragedia,
sono stati trovati una serie di attrezzi, fra cui due catene, dei lucchetti. Sì, sì, sì. Cioè, quindi a che cosa dovevano tutte servire? Cose che dovevano servire al rapimento e nel caso fosse andato tutto storto, a compiere il mio suicidio finale. Cioè, ma non a tenerla legata, perché ha detto che l'avrebbe legata anche al termosifone a casa. Sì, quindi. Sì, questo per ovvie precauzioni, almeno per la prima notte, insomma, per evitare proprio di essere martellato in testa, bella che la prima notte, insomma. Insomma, tenerla come un animale, mi scusi, insomma, tenere questa ragazza a livello di bestia. Dica pure, anche cosa devo fare? Sì, diciamo come una persona prigioniera. Animale. Quindi voi vi vedete, vi incontrate, dove vi incontrate? A Verbania. A Verbania. E andate? A Intra. E andate? Al porto di... E andate? Lei è scesa dall'autobus e ci siamo trovati alla fermata dell'autobus. Ecco. E poi? E niente, mi ricordo il suo sorriso. Era carina quel giorno. Sì. Tagliare queste faccende qua. Vabbè, continuiamo. Allora, lei che diceva? Sì, insomma, per l'ennesima volta mi faceva capire, mi manifestava il fatto che lei provava compassione per me. Cioè, un sentimento, ma non in senso dispregiativo, proprio in senso... Comprensione, diciamo. Comprensione, quella senz'altro. Magari speravo di poter riconquistare col tempo. Speravo quantomeno nella pietà. Ma le sarebbe bastata la pietà? All'inizio sì, all'inizio sì. E lei tenta di supplicare, di convincerla, Monica? Sì, una volta finito il pranzo ci siamo avviati alla spiaggia, a un certo punto io ho dovuto affrontare l'argomento, anche perché alle 5, 5 e mezza lei avrebbe dovuto riprendere l'autobus. Allora cerco di dirle queste cose per minacciarla sì, ma rassicurarla nello stesso tempo. In questo modo, insomma, Monica, basta che tu mi assecondi, io non ti tolgo un capello, non voglio farti, però sappi che sono armato, sappi che se tu tenti di fuggire, allora a quel punto lì il coltello che era nella sacca, a un metro di distanza da noi, lei l'aveva messo nell'asciugamano. L'aveva messo nell'asciugamano, volevo mostrarglielo semplicemente per indurla a rimanere calma. Sembrava calma, arrivato a un certo punto mi interrompe e scappa. E questo non può succedere. La devo perciò bloccare fisicamente, cioè inchiodarla al suolo e spiegarle la cosa. Monica, seguimi, se no succede un patatrac. Sembrava calma, mi stava ascoltando, tranquilla sembrava, la maschera del volto sembrava tranquilla, tant'è che io qua dentro di me cominciavo a cantare vittoria, dico guarda che si lascia convincere, forse. Mentre io mi volto, la cosa mi ha colto proprio di sorpresa, ormai si è messa a urlare, ma all'improvviso, aiuto, aiutatemi. Mi sono voltato subito, ho cercato di tapparle la bocca, ancora non avevo in mano l'arma. Ho detto Monica, mi guardavo in giro perché non dovevo assolutamente evitare l'intervento di estranei. Ho detto Monica, non urlare, per l'amor di Dio, non ti faccio niente, ha ripreso più forte di prima e lì veramente. Fine, mi sono voltato. È stata un po' di lotta. Perché io dovevo voltarmi, prendere sto volto, ma ormai, niente, ripeto, ha premuto, è come se avesse premuto il grilletto, a quel punto lì non mi restava altro da fare che ucciderla. Mariolini, in quest'ottica, rimorsi, sensi di colpa, neanche parlarne. Se avessi avuto un senso di colpa mi sarei sicuramente suicidato, magari non subito, ma dopo una settimana, dopo un mese. E poi avere un senso di colpa significa soprattutto riconoscere o aver preso atto del fatto che c'era un'alternativa. Beh, io alternative non ne avevo. Quindi per lei togliere la vita a una persona non è un crimine? Però... Non è un crimine che meriti, comunque il rispetto del rimorso? No, non si può dire che è legittimo,
Sicuramente no. Io penso che se uno arriva a commettere un delitto, come ci sono arrivato io, non possa essere un crimine. Io mi sono dichiarato fin dall'inizio materialmente colpevole, e non c'è dubbio su questo. Moralmente e spiritualmente mi sento innocente, cioè innocente proprio con formula piena. Io, da un punto di vista morale e spirituale, mi sentirei in diritto di avere la piena assoluzione. Quindi lei è in pace con sicuro, se stesso? Sì, sono in pace con me stesso. Merolini, quindi in questa tragedia lei si pone come vittima sostanzialmente? Al pari di Monica, non voglio dire di più perché sarebbe assurdo, alla pari di lei. L'evidenza la rende carnefice, insomma. Invece lei si pone come vittima. Sì. Vittima della sua perversione, logicamente. Vittima di un'ossessione che l'ha portata a questo estremo. Io ho rischiato seriamente di poter diventare un serial killer, per esempio. Perché spinto dalla disperazione, dal fatto che ogni volta che riuscivo a conquistare una anoressica, quella dopo un rapporto, due, tre, dopo al massimo 15 giorni, insomma, mi mollava, mi rifiutava. Merolini, parliamo del carcere. Ecco, lei come vive? Come vive questa esperienza in carcere? Cos'è il carcere per lei? Lo vivo come una punizione, anzi, ripeto, quasi rispetto alla situazione precedente, lo vivo quasi come una salvezza. Gli stimoli sessuali li ho anche qua, però qua sono una cosa che, cioè, rinunciarci qua dentro lo trovo accettabile. Quindi sostanzialmente lei preferisce stare in carcere? Sì, rispetto a come ho vissuto i miei precedenti 39 anni, oserei quasi dire che, non dico se sono i due anni migliori della mia vita, però due anni di fila così positivi io non li ho mai passati in vita mia. Ecco, ma se lei paradossalmente uscisse dal carcere, ma ora come ora intendo, che rapporto avrebbe con la sua ossessione? Ritornerei al punto di prima. Una donna che si piegasse... I miei gusti non sono assolutamente cambiati, sono ancora quelli. E quindi... Mi ritroverei in una situazione analoga. Tragga lei le conclusioni, allora. Ah, non so, cosa vuole che fossi io a dover giudicare me stesso? Sì. Mi assolverei con formula piena, costringendomi a vivere in carcere per il momento. Senta, Merolini, questa immagine con cui lei oggi si propone, cosa vuole rappresentare? Non vuole dimostrare nulla, ma se vogliamo... Non vuole proporre... Non è altro che un modello, un'icona di come, non tanto di come sono io, ma di come siamo tutti quanti. Cioè le due facce di una stessa medaglia sono presenti in ognuno di noi. Il mostro è dentro ognuno di noi, che poi si realizzi o meno... E comunque, niente, questa è la realtà di ognuno di noi senza maschera.